Sono molto felice di questo ritorno. Più che felice, sono orgoglioso. Essere stato richiamato alla guida di questa squadra è una cosa che mi inorgoglisce molto. Una squadra come la Juve deve cercare di vincere tutto. Qualsiasi partita, qualsiasi manifestazione, anche le amichevoli più influenti. È solamente... com'è? Tranne il Berlusconi. Che cosa intendo fare? Qui bisogna fare una cosa sola, qua bisogna vincere. È tutto pronto dunque per l'inizio di Milan-Juventus, per l'inizio del trofeo Berlusconi. Il passato è un qualche cosa che non deve essere dimenticato. Se ne conta in chiusura, presa del sinistro, abbiamo palla lì! Gli anni che abbiamo vissuto assieme non molto tempo fa hanno lasciato un patrimonio importante, e questo patrimonio è l'unica cosa che dobbiamo conservare del passato. Cerca il traversone verso Shevchenko in controtempo. Allenare una grande squadra significa, oggi specialmente, significa vincere. Fatto di poterle affrontare queste difficoltà in una società e con una squadra che io insomma amo in maniera particolare, e questo è una spinta maggiore per cercare di conseguire dei risultati. Anche sulla Tudor, deviazione, Inzaghi sul fondo. Primo palo, anzi palla addirittura centrale, ha quasi cercato il tiro in porta, un po' la Mihajlovic, del Piero ha trovato piano. La cosa importante è costruire un gruppo di giocatori, una rosa, nella quale tutti siano coinvolti, tutti si sentano importanti. Sheva, uno contro uno, subito il raddoppio, Sheva cerca il destro. Quello che è la Juventus è un qualche cosa che chiunque ne ha fatto parte, chi non ne ha fatto parte la vede come un qualcosa che sta lassù, a livello di tradizione, a livello di storia, a livello di organizzazione. Chi ne ha fatto parte, fermo restando che poi dopo, quando va da un'altra parte, porta tutta la sua professionalità a disposizione di chi nell'ambiente di lavoro dove opera, è un qualche cosa che comunque rimane. Maresca, destro deviato, controtempo per Abbiati. Calcio d'angolo. Maresca ancora, destro sul fondo ma di poco. Non è che io mi sento un allenatore di cervelli, io credo che un allenatore oggi abbia una sola arma a disposizione a gestire le proprie squadre, quella di trattare tutti alla stessa maniera, di far sentire tutti importanti. Quando arriva il momento che c'è bisogno di qualche giocatore, se non lo trovi motivato, se non lo trovi sereno, se non lo trovi grintoso, poi dopo magari non lo giudichi neanche in maniera precisa per quelle che sono le sue effettive qualità. Serginho. Serginho. Finisce 1-1, calci di rigore che assegneranno il trofeo Berlusconi. Non ho mai incontrato per strada un tifoso juventino negli ultimi mesi, cioè nei mesi nei quali si parlava del mio ritorno, che mi abbia espresso il suo parere sfavorevole alla cosa. Ho sempre trovato grande entusiasmo da parte di tutti, e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, fermo restando però che so che devo riconquistare tutto, perché è chiaro che ho sbagliato anch'io.